sensazioni ti dà? Che non lo so, spiegaci qualche tua emozione, qualche cosa che provi. No, ma sicuramente orgoglio perché vuol dire che comunque in 2 annetti qualcosa di buono la sono riuscito a fare. Cioè, poi sicuramente è una maglia pesante, comunque la Fiorentina è un grande club, però alla fine sì, penso sia semplicemente orgoglio, sono veramente contento di far parte della Fiorentina. Ma poteva essere anche un'altra squadra per dire, diciamo, entrare in una squadra professionista proprio a tutti gli effetti, penso sia l'ambizione più grande di chiunque giochi a FIFA. Intanto il mio cane abbaia. Abbaia. Quanti anni hai, fratelli? Quanti anni hai? 23, 23. Senti, ma hai mai incontrato delle persone che ti chiedono, perché a me succede, no? Che Vai, vai. ti chiedono, ma che lavoro fai? Dice, Sì, a voglia, certo. che cosa ti dicono? Ma che, ma, cioè, ti è mai capitato, Sì, sinceramente? a voglia che è capitato. Che pensiamo di queste persone? Che pensi di queste persone? Io penso che ormai siamo nel 2020 e quindi diciamo siamo un pochino più evoluti. Quindi penso che chi la pensa contro a noi abbia la mentalità un pochino retrograda, secondo quel No, ma punto di secondo vista. me loro non si rendono conto quanto. Allora, molti rosicano pure, secondo me. Sì, Secondo certo. me, per come la penso io. Sì. Poi comunque la Tanti, community parecchi. di FIFA è la community la maggior parte di gente invidiosa e no, tu fai quello, io non faccio quello, quindi immagino comunque che pure a livello di Cioè, tu community. pensa una cosa, che la gente, quasi il 90% del mondo, gioca a FIFA o alla PlayStation in un momento di relax, tu fai quel momento di relax, lo hai trasformato in un lavoro. Bravo, bravo. Quindi pensa a te, dico, dice questo, Esatto. oltre che si rilassa, no, perché lì sta in tensione, però quando vai a fare una cosa che ti è sempre piaciuta e in più prendi i soldi, quello che dico io faccio il lavoro più bello del mondo era fare il cacciatore, vabbè, Magari. ci sono riuscito, ok, va Bravo, bene, bravo. però io lo faccio lo stesso, faccio un lavoro bellissimo. E quindi, cioè, per noi è doppia soddisfazione, ma non perché stiamo seduti e abbiamo un joystick in mano, io vado a fare le storie, perché comunque sono soddisfazioni. Io, Sì, secondo me, sì. tu esprimi tutto quello che devi esprimere, tu lo esprimi là, o no? Certo, per forza, C'era pure ovviamente. il No, ma la detto, penso come te, assolutamente. fai quello che ti piace, non lavorerai nemmeno un giorno, com'era? Sì, Manco mi una ricordo cosa del quello che era. genere. È vero, che te pensi che è finto? Guarda che è Ah, vero, eh. certo. E certo, comunque mi interrompo un attimo perché volevo dire che a breve faremo no, un concorso è sbagliato, però comunque vorremmo dei nuovi moderatori disposti a seguirci e a moderarci le live 24H, quindi se voi ci seguite sulla pagina a breve apriremo anche una sezione per questo. Mandateci un messaggio in privato. Un messaggino in privato se siete disposti, se volete Matteo, farlo. ma quando noi avevamo scritto chi cercava lavoro, noi stavamo a disposizione, Ah, a che ci certo. riferivamo? Nel senso, chi stavamo a cercare? Allora, noi a breve, mo vabbè, causa coronavirus hanno fermato i lavori al pub, però comunque noi dovremmo riformare anche lo staff all'interno del pub, che siano Ah, ok. baristi, però al momento sono aperti i reclutamenti a qualsiasi tipo di gioco, qualsiasi tipo di persona è disposta a collaborare con noi, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di nuova collaborazione. Che è No, questa interferenza? La sentite voi? no, Ok. Allora so io. E quindi qualsiasi persona vuole entrare a far parte del nostro team, del nostro staff, basta che scrive e segue la pagina e rimarrà informato appunto su qualsiasi tipo di cosa. Chiusa parentesi, staff e cosa. Questa è una domanda che a me non mi è mai venuta a mente, Brasimo, noi ci stiamo a vedere spesso, vai, però ci stanno tante domande che io non ci penso a fatte. Questo penso che è curioso pure sì, Luca di vai, sentire la boh. risposta. Allora, qua c'è un ragazzo che chiede, che ne pensi del trattamento che ha riservato la Roma a De Rossi? Penso pure il trattamento che ha riservato la Roma a Totti, è la stessa cosa. Io penso che la Roma, se l'avesse avuto un altro presidente, comunque italiano, almeno italiano, comunque il trattamento sì, sicuramente sarebbe stato diverso in entrambi i casi, perché comunque sto presidente non gli è stato riconoscente, ma tutta la società, io metto in mezzo tutti quanti. E io innanzitutto lo avrei fatto giocare un altro anno, era quello che voleva, pure a costo zero, perché lui avrebbe giocato pure a costo zero. E vedevo dire, io avrei fatto finire De Rossi con la maglietta della Roma, proprio stampata
sulla pelle, e Totti avrei fatto fare un altro anno, cioè comunque avrei fatto continuare tutti e due i giocatori nello staff giallo-rosso. Vabbè, ma questo mi è scontato, regà. Sì, due giocatori infatti, che ti hanno dedicato la vita a fondi soldi. Sono stati pagati, parliamo se chiari, certo. Non è che stanno che gli altri regalati, E poi pure però, tanti soldi hanno fatto rientrare, perché poi pure il solo Totti o De Rossi, se pensi solo alle magliette vendute o le cose, non trattamenti, però, trattati come a pesci in faccia tutti e due, esatto. Tutti e due la questo stessa cosa, pure da persone che tifano altre squadre, ma io poi Daniele lo conosco di più, ho sentito ultimamente quando stava così diceva proprio che era trattato a pesci in faccia veramente, regà, e non se lo meritava. Poi ormai non può fare niente, nel senso non è che può scendere, vai a Trigoria, quindi ti diffida, voglio dire, non è che poi andare lì a parlare, non si può fare un cazzo, regà. Certo. Poi parlando sempre delle squadre, visto che ormai praticamente sta prendendo la forma di calcio, di una live sul calcio, questo Just Chatting, chiedono cosa ne pensiamo tutti quanti del Napoli. Non so se penso intendano il Napoli della squadra, il Napoli. Certo. Non so se attuale, presente, passata, però insomma un pensierino sulla squadra Napoli. Lo vogliamo buttare? Ma certo, perché no? Dici qualcosa tu allora, Brasi, e poi Giovi se vuoi. Ma guarda, io sono abituato negli ultimi anni a vedere un grande Napoli, ti dico la verità, proprio un grande Napoli. Negli ultimi 4 anni è stato un grande Napoli, stanno l'anno scorso un po' meno, diciamo che loro hanno fatto un po' come la Lazio, no? Hanno tenuto dei giocatori, comunque hanno uno stocco duro molto molto importante, però mo sono 2 anni che secondo me non si stanno esprimendo al 100%, voglio dire, nemmeno all'80% forse, anzi. Sono un po' accalati. Abbastanza. Tu Giovi che dici invece, se lo vuoi dire, se no passiamo un'altra domanda. Ma dobbiamo dire grazie al Napoli, comunque ha reso il campionato di Serie A decente pure. Bravo. Hanno giocato sempre bene, un bel calcio, quindi che gli vuoi dire? Più combattuto. Sì, assolutamente sì. Dove sono stati morenti magari gli altri club, il Napoli è stato sempre là, esatto, un po' fastidio. Esatto. Il tuo amato Milan, per dirti. Beh, il mio amato Milan sta a morire, che dobbiamo dire. Meno male che nessuno fa le domande sul Milan, perché sennò mi sotterro. Meno male che hanno pure stoppato il campionato, perché sennò mi è capace che dopo parla qua, avevamo preso 4 pallini dal Verona e stavo a piangere, manco volevo venire in live. Meno male, va. Sì, comunque i provini sulla pagina Twitch Idre Sports li facciamo, voi seguiteci e parliamo di qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi tipo di collaborazione. Infatti questo è